Per oggi ho cambiato location, sono in un luogo segretissimo, Cartoon Joe, con un tema, diciamo, un po' spinosetto. Oggi è la giornata mondiale della cybercensura, ciò che impedisce a determinati giornalisti, a determinate fonti dei media di informazione, di parlare di alcuni argomenti. Ora, dato che dovevo coniugare questa cosa con Cartoon Joe, ho pensato di portare qui sul canale tre cartoni animati che all'interno della loro trama hanno una sottotrama, un sottomessaggio molto molto importante per alcune problematiche che andiamo purtroppo ad affrontare anche nella nostra attualità, e sveglia, diciamo, i bambini su alcune cose che magari a loro vengono appunto censurate perché troppo piccoli, forse per capire oppure per evitare che crescendo ci ragionino e di conseguenza agiscano. Il primo cartone di cui vi vado a parlare è Zootropolis o Zootopia della Walt Disney Pictures, uscito nel 2016 e diretto da Byron Howard e Rich Moore. La storia è ambientata in un universo parallelo nel quale i mammiferi dominano il pianeta e c'è una grandissima divisione tra erbivori e i mammiferi onnivori o comunque carnivori. Quindi la comunità vive bene, ma c'è questo sottomessaggio dell'esclusione di una determinata razza, acuito dal caso che emerge all'interno della storia del fatto che molti carnivori ritornino allo stato brado, quindi non siano più pensanti e senzienti come nel resto del film, ma che ritornino agli albori e quindi cerchino di mangiare gli animali erbivori. Penso che il messaggio principale del cartone sia appunto l'inclusione del diverso, oppure evitare di ghettizzare un'etnia umana solo per il fatto che è diversa dalla nostra. Questo è un grandissimo messaggio, soprattutto di questi tempi dove purtroppo si parla molto spesso di questo argomento, purtroppo non nella maniera nel quale dovremmo parlarne, ma comunque se ne parla ed è giusto che i bambini aprano gli occhi su questa situazione e imparino ad integrare anziché escludere. Il secondo cartone di cui vi parlo è un cartone che ho visto molto di recente e in realtà è un cortometraggio e il messaggio credo che sia molto molto lampante. Forse esce un po' dall'argomento cybercensura, però l'argomento è forte e i bambini spesso sottovalutano il problema. La stella di Andre Tati, che è un corto biografico uscito nel 2018 per la Rai, che narra appunto la vita di Alessandra e Tatiana Bucci, che sono due sorelle deportate nei campi di concentramento in epoca di Seconda Guerra Mondiale. Queste due bambine molto piccole comunque in un modo o nell'altro se la sono cavate e sono sopravvissute, ma attraverso questo cartone che vede la storia appunto delle due bambine e in parallelo un gruppo di ragazzi in gita ad Auschwitz che sottovalutano appunto il problema e fanno gli stupidi. Credo che sia la forma migliore per portare nelle scuole o comunque in ambienti dove ci sono bambini l'argomento olocausto, ma soprattutto l'argomento dell'esclusione del diverso e della ghettizzazione. È un argomento forte, chiaramente è difficile comunque far entrare i bambini in quest'ottica. Penso che questo cartone sia la chiave giusta per appunto far capire ai bambini un argomento così difficile, soprattutto visto il parallelismo che c'è con questa pellicola. In parte comunque, essendo adulta, ho vissuto non male, però con un po' di angoscia la visione di questo corto, di questo mini film, però penso che sia la maniera migliore, piuttosto che far vedere film decisamente più forti ai bambini, per appunto includerli in questa discussione che ancora oggi è giusto ricordare per evitare di finirci dentro di nuovo. L'ultimo cartone penso che sia uno dei miei preferiti per quanto riguarda l'argomento della sottotrama ed è Zeta la formica. Ora, prima che vi scateniate, io so perfettamente qual è la questione tra DreamWorks e Disney Pixar per quanto riguarda Zeta la formica e il suo parallelo a Bugs Life, perché praticamente parlano della stessa cosa, ma trovo che Zeta la formica sia molto meno edulcorata, guarda un po' DreamWorks che fa delle cose appunto non edulcorate rispetto alla versione pixariana. Di conseguenza preferisco parlare di Zeta la formica, ma perché è più adulto come cartone e meno conosciuto, quindi secondo me, essendo più lampante il messaggio rispetto a Bugs Life, voglio parlare di quello. Zeta la formica è un film del 1998, appunto della DreamWorks Animation, diretto da Eric Darnell e Tim Johnson, e
vede come protagonista una formica operaia, perché nella comunità di formiche alla nascita le formiche vengono suddivise tra le operaie e i soldati, insomma quelli che devono andare a combattere le altre colonie o comunque le formiche forti, insomma. Poi ci sono tutta la plebaglia, che praticamente sono gli operai che scavano le gallerie e non fanno altro che scavare tutto il giorno. In questa comunità chiaramente c'è anche la famiglia reale con la formica regina, che decide insomma un po' le sorti del suo popolo, e questa minuscola e insignificante formica quale è Zeta, senza volerlo quasi, dà vita a una ribellione del popolo nei confronti della posizione forte. Perché l'antagonista di questo film cerca in ogni modo di schiacciare la popolazione operaia per elevarsi in una specie sopraelevata, e vogliono praticamente lui, insieme a questa piccola comunità di soldati o comunque formiche più forti, ricreare una colonia più forte, però sulle spalle degli operai che senza saperlo si stanno autodistruggendo seguendo le direttive appunto di questo antagonista. Zeta, ripeto, senza volerlo, ma forse alla fine con molto più slancio nei confronti di questa battaglia, ecco, di questa lotta per la libertà dell'operaio, scatena una vera e propria ribellione, una rivoluzione, capitanando tutta la comunità operaia. Qual è il sottomessaggio? Il sottomessaggio è che la massa ha potere decisionale, la massa contro una piccola parte di politici ha una grossa responsabilità, perché essendo in tanti, in realtà è il popolo che ha potere decisionale e non i politici. I politici, se il popolo si ribella e decide di non ascoltarli, non può fare altro che adattarsi alla situazione. Questo è un grandissimo sottomessaggio, perché nella comunità nel quale viviamo, nella società nel quale viviamo, tendiamo a fare i pecoroni e seguire il più forte ciecamente, credendo nelle sue idee senza crearne di nostre. E invece, secondo me, è giusto aggregarsi, soprattutto se si è in tanti nella stessa situazione distruttiva, appunto, comunque di seguire il più forte senza farsi comunque andar bene quello che si sta facendo. È giusto aggregarsi e cercare la via migliore per evolversi in maniera democratica, ecco. È giusto che i bambini vedano questo cartone, oltre a Bugs Life, perché anche a Bugs Life è molto carino, ma fuorvia un po' con la scelta iconica dei personaggi. Invece Zeta la formica è molto più lampante come concetto, il concetto è lo stesso da un lato e dall'altro, però è molto più lampante secondo me in Zeta la formica, e oltretutto è molto fruibile anche dagli adulti come cartone, perché i dialoghi e soprattutto le battute sono fantastiche, ti fanno ragionare tantissimo. Magari il disegno forse è un po' grottesco rispetto a Bugs Life, che è appunto più candidino e carino, però credetemi che secondo me è un filmone da vedere assolutamente e che rientra perfettamente nel cerchio della cybercensura. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che se vi piace questo format e gli altri format vi suggerisco di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche ogni volta che esce un video, e ovviamente mettete mi piace a questo e ad altri video che vi possono piacere. Qua sopra trovate tutti i miei social nel quale potete seguire le mie vicende, soprattutto su Instagram ma anche sugli altri tre. Qua invece trovate la mail per le collaborazioni, scrivetemi tranquillamente, io sono aperta a qualunque idea innovativa. Prossimo Cartoon Joe il 26 marzo, mentre il prossimo video sarà la challenge del 15 marzo, già so che video è e credetemi è da non perdere, con un ospite speciale. Ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!